1847 più 3000 più 1100 più 2216 più 1218 più 1315 per un totale di 10.696,50 o giù di lì in 8 giorni. Come ho fatto a spendere tutti questi soldi? Beh, adesso ve lo spiego. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video che è praticamente un mischione di tutto l'esubero delle clip che ho girato lì a Los Angeles e che non ho messo né nel video della proposta, né nel video del cibo e né nel video della macchina. Voglio analizzare con voi tutta questa vacanza, ma anche l'aspetto economico, cioè quanto mi è costato stare 8 giorni a Los Angeles. Perché Los Angeles è bella, cioè è molto bella, però è un tantino cara. Ma andiamo con ordine. Sarà un lungo viaggio. Signori, contro qualsiasi aspettativa, siamo arrivati. Sono stanchissimo. Però dobbiamo prendere l'Uber per arrivare al punto di ritiro dell'auto. E che auto? Voli che mi sono costati andata e ritorno Palermo Los Angeles con scalo a Roma con acquisto di posto più largo e bagaglio da stiva circa 3.000 euro per due persone. Sti cazzi. Ragazzi, non senza difficoltà siamo arrivati in camera. Ora vi spiego un po' tutto quello che è successo. Tra l'altro non vi ho ancora fatto vedere l'auto, ma ve l'avrò fatto vedere probabilmente in un altro video che è già uscito. Comunque al momento concentriamoci sulla stanza, che non è male, devo dire. Allora, questa è la doccia, bella spaziosa, con due accappatoi. È un hotel molto strano, molto particolare, un po' tipo industrial, però tutti molto simpatici. Poi abbiamo armadio, grandissima scrivania dove non farò nulla perché non devo fare nulla, letto dove non farò nulla perché non devo fare nulla, stanza super spaziosa con anche vista sullo skyline della città, quindi onestamente rispecchia proprio quello che avevamo comprato. Che è successo con la macchina? Praticamente, da quello che ho capito, siamo in una zona non proprio sicura di Los Angeles, ok? Siamo ad Hollywood, quindi ci hanno tutti sconsigliato di lasciare la macchina fuori, quindi pagheremo $60 a notte, però va bene così, meglio mantenerla al sicuro piuttosto che fare altri guai. Probabilmente adesso sto pensando che abbiamo fatto una mezza stronzata a prendere l'auto, perché è una roba in più da parcheggiare, non sappiamo dove metterla, è un po' un casino. E quindi l'abbiamo dovuta mettere nel parcheggio privato dell'hotel. Anche una signora per strada mi ha fermato mentre avevo lasciato la macchina un attimo parcheggiata e mi ha detto: bro, non lo so, io non la lascerei proprio lì. Detto questo, ragazzi, siamo stanchissimi, quindi ci facciamo una doccia, poi andiamo a mangiare un boccone e poi credo che ci riposeremo veramente dopo la cena. Ah, l'hotel, quanto è stato bello. Onestamente è molto, molto accogliente, pulito, carino, tutti gentili, anche se non è che sia stato proprio economico. Abbiamo infatti speso 1.800 euro di soggiorno più 416 euro di valet, che sarebbe il parcheggio notturno dell'hotel. Concierge 24 ore su 24, potevo tornare anche alle 5 di notte, mi avrebbero preso e lasciato la macchina, comodissimo, però 416 euro. Buongiorno ragazzi, primo giorno da Los Angeles. Proviamo finalmente sto 5x dell'iPhone, vediamo com'è. Fai il suo lavoro, fai il suo lavoro. Ci siamo svegliati, sono le 9:20 del mattino, quindi siamo stati abbastanza bravi perché il jet lag ci aveva fottuto, ma noi abbiamo fottuto più forte il jet lag. Ci siamo svegliati alle 4:30 e riaddormentati per svegliarci alle 9. Adesso andiamo a mangiare, ovviamente prendiamo la nostra Mustang e andiamo appunto a cercare parcheggio, che è la cosa che più mi destabilizza, perché in realtà mi sto anche abituando a guidare qui, però parcheggiare... Ah, ci sono già abituato. Raga, guardate che faccio. Brava sono stata. Minchia, che bello, cazzo. La Mustang aperta, ma chi sta che mi uccide? Cioè, io provengo dal camper, sono passato dalla Mustang. Adesso gira a sinistra, questa è una cosa molto particolare. Minchia, che bella la Mustang, ragazzi. Cioè, è un capolavoro di macchina. Bella la Mustang, eh? Sì, però non è proprio economica da mantenere. Infatti, tramite un'applicazione di car sharing, quindi una specie di Airbnb per le auto, abbiamo affittato la Mustang Cabrio che avete visto nel video passato per $661. In più, benzina, parcheggi, benzina, benzina, benzina. Siamo arrivati a circa $1.100 di auto.
Vi sembra caro, eh? In realtà, se avessimo utilizzato solamente Uber per spostarci, avremmo speso molto di più. Molto. Abbiamo visto che questa c'ha 135.000 km, che pochi non sono. Però è comoda. Cioè, allora, per quattro persone non è proprio comodissima, visto che insomma, i sedili dai dietro sono comodi, ma è un tre porte. Ovviamente la Mustang, tra l'altro, se la facciano cinque porte, ma fa cacare, quindi deve essere tre porte. Però, minchia, bellissima, raga. Cioè, è proprio bella. Ovviamente guidarla qui, guarda, guarda che vista, guarda che costa di strade. Guarda che strada. È ovvio che qui ha un altro sapore, un'altra attitude. Cioè, guidarla a Palermo probabilmente ti verrebbe solo da bestemmiare, perché è bassissima. Non sapete quanto ho pagato sta Mustang al giorno? Meno di $50. Perennemente odore di cibo qui. Mamma mia, ma cioè, tempo. Perennemente, però, raga, è un film. Strade enormi, solo cilindrate grandi. Non c'è spazio per le cilindrate europee di me. E finalmente, a distanza di 6 anni e forse più, siamo tornati. Non c'è Jumpitech stavolta, c'è Federicatech. Quasi quasi meglio. Raga, comunque fa un stacco di effetto tornarci. Là c'è ovviamente Bubba Gump, dal quale probabilmente andremo. Tutto super turistico, ma tutto così figo. C'era un mega parcheggio qui, non so perché non siamo venuti qui. Va bene uguale. Ovviamente il famoso parco divertimenti. Dovremmo fare del roller coaster comunque. E ovviamente ho già accoppato una felpa, visto che mi hanno disperso la valigia, sono senza felpe. $50 e si vola. Lo so fare meglio io. Guarda quante cozze. No, pazzesco. Ovviamente poteva mancare il giro sui roller coaster di Santa Monica. Sì, sì, poteva mancare, ma non per noi. $13 a testa, anzi 12, quindi dai, ci può stare. Ma non dura un cazzo. Boh. Comunque, niente di che, ecco. Mi sono solamente cagato addosso. Ovviamente si scende. Si fa una bella passeggiata. Che grossa la spiaggia. Porca Eva. E quelle robe lì fanno subito Baywatch. Infatti c'erano le felpe lifeguard. Pamela? Dove sei Pamela? Dai, esci. Seconda tappa di oggi, Venice Beach. Comunque, devo dire la verità, come secondo giorno, i parcheggi sono abbastanza ovunque. Sì. Cioè, non è come su, viene a dire, come a Palermo. Non è come a Palermo. Venice Beach, vediamo un po', ci facciamo un giro. Qui è proprio GTA style. Vediamo se ci viene un po' di fame. Io al momento zero fame. Al momento al caso, io ho segnato nel nostro meraviglioso programma un locale che si chiama Heavy Handed. Ed è uno degli hamburger migliori di Los Porco Angeles. Porco bestia, allora ci dobbiamo andare. Parte super caratteristica, tutti i campi da tennis qui, qua gente che gioca e qua ti puoi sedere a guardare lo spettacolo. E signori, siamo arrivati alla Mecca, Muscle Beach, Venice, la famosissima palestra all'aperto. Sarebbe figo allenarmici, ma sono un ciccione per ora, quindi... Io ho appena speso $45 per una maglia. Abbiamo speso $45 per una maglietta di me e guarda che cazzo di vibes. Guarda che vibes, guarda che cazzo di vibes. Esecuzione classica americana, cioè inesistente, due etichette dentro. Classici americani che fanno roba americana senza senso. Tutto quello che ha fatto era inutile. Io non ho capito online sto tizio. Secondo me è il proprietario che fa un po' di bordello per portare gente, perché tutto quello che ha fatto non serviva a niente totale. Però è enorme, cazzo. Porca miseria, raga, questi sono tutti campi da beach volley. Cioè, guarda quanti stack ce n'è. Assurdo. Allora, ragazzi, siamo in questa parte di Manhattan Beach. Veramente assurda, stranissima. Guardate qui che case incredibili che ci sono. È un concetto un po' strano, perché sono delle case... Questa è enorme, cioè continua tutto lì dietro e poi fin qui. Sono dei concetti strani perché hanno dei micro veramente giardini, proprio piccolissimi, tutte una accanto all'altra su questa strada che scende così. Però guardate per esempio questa, cioè questa è fuori di testa. Guardate che c'è tanto.
Morda, cioè che cosa strana. Cioè fighissimo, devo dire la verità, bellissimo. Guardate questa ragazzi ad esempio, sembra in stile italiano, tipo una casa ottocentesca. Comunque è un quartiere troppo strano, ma allucinante. Quello c'è un samurai. Comunque è una città che non ha senso, cioè è stupenda raga, stupenda. Prendetevi la macchina però, perché va vissuta così. Ti sposti, vai dove posto vuoi. Ma come si dirà condominio in inglese? Beh, condominius. Condominius, perfetto. Stavamo riflettendo comunque sul fatto che probabilmente Santa Monica è il un po' più mainstream, ma anche il meno caratteristico, perché è figo sicuramente il fatto che ci siano il Luna Park, è super caratteristico, ma rispetto agli altri secondo me non è magico come questo. Vabbè, questo l'abbiamo stavendo al tramonto ed è bellissimo. Il tramonto fa un po' schifo, però guardate quanto stacco caratteristico qui. Super bello. E per concludere al meglio, questa notte non si sa sotto quale costa di stella, ma è arrivata la valigia. Incredibile. Giorno 2. Macchina parcheggiata. Speriamo che il furgone non me la sbocci. Rapida colazione da Starbucks. Poi andiamo in Warner Bros. Se non c'è tempo. Faccio la foto, Pi? Con la canzone. Siamo nella parte finale del nostro tour, la parte in cui si possono fare video, dove ci sono tutti i costumi dei vari film. Lì abbiamo presentato l'angolo Game of Thrones, qua dietro c'erano alcuni costumi di Batman e adesso vediamo le ultime robe. Là c'è sicuramente Harry Potter perché ho della macchina volante. Dico, andiamoci subito. Che figata questa, la serra dove vengono piantate ed estratte le mandragole, bellissimo. Una bella boomerata. Questo è il sottoscala di Harry Potter, che sarò io tra un paio d'anni. Una statua in silicone di Dobby, sempre io tra qualche anno appena perdo i capelli. Locale a Milano. Trovato il regalo perfetto per Jumpy Tech, che si veste talmente di merda che anche questo sarebbe meglio di quello che si mette di solito lui, comprese le scarpette. Ragazzi, di nuovo in macchina dopo un piccolo pisolino. Stiamo scoprendo una nuova zona di Los Angeles, perché stiamo salendo all'osservatorio Griffith, che è quello dove potremmo vedere tutta New York da Los Angeles dall'alto. Allora, dove ti ho portato, ignorantona di prima specie? Dove ti ho portato all'osservatorio? No, un cartello non l'hai letto. Una nozione non l'abbiamo saputo. Solo video abbiamo fatto. Io l'ho letto. E le nozioni? L'ho letto quello le fasi lunari, le stagioni, le orbite. Comunque il posto è super super fico, molto molto caratteristico. Federica, creatrice di contenuti digitali. Allora, sfrutterò una frase che ho detto tante volte in Tre Uomini e un Camper: ma dove cazzo ti porto? Non ce ne frega niente delle fontane di fronte al Burj Khalifa, abbiamo quelle fake a Los Angeles. Che sono più belle?
Comunque sì, confermo, molto più figo di Harrods. Bellissimo qua. Ovviamente anche l'Apple Store, ma io ho già dato. Questo scorcio che bello. Guarda che bello scorcio, guarda. Tipo c'è questo giardinetto dove tutti si possono sedere a fare anche un po' la cena qui, se non vogliono stare soliti al bar. Però ci sono tantissimi bar, tantissimi chioschi. Mi sa che mangeremo anche stasera. No, no, sì. Comunque non eravamo entrati per comprare, però ho preso un giubbino veramente molto fico. Io dei calzini. Siamo arrivati nella parte food, ragazzi. Luogo di perdizione assoluto. È tipo un mercato enorme. Le mele, notoriamente conosciute come un cibo sano, un frutto salutare. Ecco qui le mele, trasformate in veicolatore di colesterolo. Questa è tipo ripiena, ma porca troia. Abbiamo mangiato tanto in questa vacanza. E l'avete visto anche nel video precedente. Però non è che ci siamo andati proprio leggeri leggeri con le spese per il cibo. Abbiamo infatti speso la bellezza di 1847 dollari, che comunque, considerando che al Nobu abbiamo speso praticamente 800 euro solo lì, quindi 1000 euro per 8 giorni. Beh. 84esima volta che faccio questa clip perché mi taglio sempre la faccia. Sei comunque continuando a fare un 1 per. Sì, perché lo 0.5 mi... Va bene, mettiamo lo 0.5, vaffa. Ragazzi, è impossibile però vloggare con questo taglio su iPhone, è troppo stretto. Beverly Hills, fighissima. Stiamo arrivando al Garden Park, al Garden Center, dove vedremo la scritta famosa, ci faremo la foto ed è l'unica cosa che potremo. Allora, qui invece iniziamo a vedere un po' di dichiarazione dei redditi... Renditi? Le dichiarazioni dei redditi alta. Lui... ha optato per questo mix di mattoni di merda. Però comunque abita a Beverly Hills. Io no, a Palermo, che fa schifo. Io l'unica cosa che posso permettermi qui è il Beverly, il motorino. Lui comunque non ha problemi di motorino. Non ho ben capito la scelta di far sudare le ascelle a questa fontana. Cioè, potevano far uscire da tutti i punti, ma dalle ascelle mai mi era capitato. Intanto ho scoiattato l'obeso. Manca bestia, velocissimo, uno scheggio. Qua praticamente il retro di ogni complesso di case c'ha il suo... complesso di cassonetti che non facciamo vedere la povertà, come vedete. Comunque più bella di casa nostra questa via. Assolutamente, bro. E finalmente dopo 20 minuti di camminata. Perfetto, ce ne possiamo andare. Arrivati quasi a Rodeo Drive. San Laurent, Piaget, Amiri, Zegna marcano subito il territorio per far capire a tutti che qui non si scherza. Situazione decisamente peggiorata, c'è talmente tanto traffico che l'autista di Uber ci ha droppati a un certo punto perché non aveva più strade da percorrere. Quindi stiamo andando a piedi 20 minuti, scialli. Non siamo lontanissimi. Non siamo lontanissimi, però ogni angolo di questa città è una sorpresa. Guardate che razza di quartiere. Siamo bellissimo. A Pasadena però qui. Siamo a Pasadena e questo è il traffico che c'è per arrivare al Rose Bowl, quindi. In effetti andare a piedi è la scelta migliore. Fighi, cioè guarda quella casa, incredibile. Niente male, minchia film. Enorme. Da film. Poca fila, mi dicono. Poca fila. I love you, Alec. Chiesto alla mia ragazza di sposarmi lì. Bello.
molto bello. Concerto che comunque non è che sia stato proprio economico. Infatti, per vedere i Coldplay in due persone al Rose Bowl Stadium di Pasadena abbiamo speso $1,200 di biglietti, quindi $600 a biglietto, ma soprattutto $17,38 per due bottigliette d'acqua. Posso dire, di cattivo gusto, molto più elegante io con la mia Mustang, scusate. Di cattivo gusto, molto più elegante io con il mio anello. Ecco, hai visto, metti che questo video usciva prima, ora dobbiamo tagliare. È una cosa che non si può fare, non è una programma. Ma questo è il giorno dopo. Ragazzi, non si può fare niente, non fa niente, non sa fare il mestiere, non è del mestiere. Sono abbastanza emozionato perché oggi sono stato ribattezzato da Starbucks. Questo è sempre una grande emozione, potevano scriverlo in tantissimi modi, ma mai avrei pensato così. Signor signori, date il benvenuto a John John. Via delle Stelle, finora non ho letto un sacco di nessuno che conosco, ma sono molto contrariato perché ancora non ho visto la mia. Non ho ancora capito perché qui anche sulla frutta debbano mettere 800 cose di grasso, ma per che cazzo di motivo? No, penso sia una cosa spicy tipo. Affittano Lamborghini e Ferrari per $130 un giro, che poi non saranno mai $130, però sì. Momento strano, momento fanboy. Siamo all'ambulatorio, non mi ricordo che nome. Sepulveda Ambulatory Care Center. È praticamente l'ambulatorio, la location dove hanno girato un sacco di scene di Grey's Anatomy. Quindi noi siamo infilati in un ospedale. Però ci sono talmente tante macchine che non so se siamo gli unici per visitarlo solo per questo. Sì, faremo, manterremo un low profile. Non so quanto sia fattibile questa cosa, però. Non ce ne frega un caso. Noi un po' tristi perché purtroppo non si può entrare, a meno che tu non sia un paziente. Un lavoratore di qui. È altrettanto tristi perché non si può riprendere all'interno. Anyway, dopo la piccola delusione a Chinatown, siamo arrivati ad uno dei pochi parchi che c'è a Los Angeles, anche se in realtà c'è tanto verde. Non è vero quello che si dice, il verde c'è. Siamo a Echo Park, parco artificiale con un laghetto artificiale. Però a noi ci piace l'artificiale, cioè non è che deve essere tutto per forza naturale. No, ma è bellissimo. Basta che è fatto bene. Sono i parchetti. I parchetti. No, che carini, un sacco di tenerumi. Qua è ancora periodo. Va. A vedersi è fighissimo, però non si capisce se hanno wrappato l'acqua o è talmente tanta melma che fa questo effetto. Però super figo, posso dire. È molto figo, soprattutto la parte del lago. Artificiale un caldo. È bello, pieno di papare, cigni, pedalò. Ad avercela a Palermo. A cave muscicoria? Lattuga, cavolo cappuccio. Beh. Hotel umile a Malibu. Ho scoperto che Malibu rispetto alle altre spiagge è molto più estesa. Sono tipo 21 miglia, come cita il cartello in legno. Però è meno, non turistica. Cioè ci sono meno robe, capito? Quindi adesso stiamo andando al molo. È un po' più selvaggina. È più selvaggina, sai, i pocchi. Quello è il molo. Ve lo faccio vedere in 5 per. Allora ragazzi, visto che siamo al ponte di Malibu, qui si fanno soltanto film e pubblicità, e quindi da questo momento, Giorgio girati, da questo momento parte uno spot. 3, 2, 1. Yeah buddy, acqua di Malibu. The new fragrance fatta solamente con sudore di quando Muri si allena e sudano tutte palle. Disponibile ora. Su www.palladimurisudatesimemalibu. You're gonna smell great. Penultimo giorno a LA. Ridiamo perché ho già fatto questa clip, ma inquadrando fuori, quindi perfetto, tutto magico. Ovviamente siamo a Universal Studios, che sono costati un traiorio di soldi. Sono costati €400, raga. Follia. Quando l'ho letto ho bestemmiato. Vi dico la verità, cioè sono onesto. Ho bestemmiato. Però chi te l'ha regalati? Federicotta. Però ci resteremo tutto il giorno, quindi già si piange con un occhio. Ni, il culo brucia. Però vediamo se qualcosa, qualche crema lenitiva ci sarà. Thank you.
Siamo in fila per entrare da Ollivander. Che cosa compriamo? Panini. Basta. Ci siamo resi conto di una cosa buona che abbiamo fatto per la prima volta. Cioè che abbiamo l'express ticket, cioè abbiamo un ingresso espresso per ogni attrazione. Ah, ci risiamo. Montagna russa di nuovo. Non sono un grande fan, però vabbè. Nave! You're about to enter the Defense Against the Dark Arts Task Force. Adesso stiamo entrando nella zona dei Minions di Cattivissimo Me. Non so cosa ci aspetta. Che burro! Ben arrivati a Orange County, anzi in realtà siamo a Newport Beach. Federico ovviamente ogni volta che inizio a registrare se ne va. Carino, molto carina. Onestamente il mare qui sembra meglio rispetto alle altre spiagge. Infatti c'è più gente che si fa il bagno. Vorremmo anche noi perché c'è un caldo bestia, ma non credo lo faremo. Dio, è fredda, però ti ci abitui subito. E poi che fai? Due cazzate non te le compri? Un souvenir, un regalo agli amici, una felpina, qualche spesuccia extra? Sì, però metti in conto circa 1315 euro di spese extra. Così, per un totale di 1847 di cibo, 3000 di voli, 1100 di auto e parcheggi, 2216 di hotel e valet, 1218 di concerto, 1315 di spese extra, arriviamo alla fantomatica cifra di 10.696 euro, 10.700 euro in 8 giorni, non contando ovviamente la spesa dell'anello che è stata quasi quanto tutto il viaggio. Beh, che dire ragazzi, questa vacanza è stata sicuramente una delle più costose della mia vita, perché abbiamo speso una quantità di soldi abnorme ragazzi, abnorme. Però è stata sicuramente la vacanza più bella, emozionante, bella che abbiamo mai fatto. Los Angeles è un posto magico, se potete andatela a visitare almeno una volta nella vostra vita. E vi dirò, non mi è nemmeno dispiaciuto concentrarci solo su Los Angeles senza fare il classico giro che fanno tutti, perché ce la siamo proprio vissuta in pieno, tutte le stradine, tutti i vicoli, vieni catapultato in un altro mondo totalmente rispetto all'Italia e a me è piaciuta da impazzire. Ma a questo punto rivolgo la parola a voi. Siete mai stati a Los Angeles? Vi è piaciuta? Cosa avete apprezzato e cosa no di LA? Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video, a un prossimo viaggio e spero non a una prossima proposta di matrimonio, che quello sarebbe un problema. Cioè, prossimo viaggio sì, prossima proposta, cioè, è andato qualcosa male, quindi io eviterei questo.